L'odontoiatria è la branca della medicina che si occupa della cura, della diagnosi e della prevenzione di patologie congenite o acquisite dell'apparato stomatognatico. Esso comprende denti, gengive, ossa mascellari, ghiandole salivari, mucose orali, tessuti neuromuscolari, mandibola. All'odontoiatria è abbinata anche la cura a livello medicale estetico delle labbra e dei tessuti periorali, cioè la zona del viso compresa tra zigomi e mento. Infatti obiettivo dell'odontoiatra è curare la salute e l'armonia, funzionale ed estetica di tutti gli elementi interconnessi tra loro, al fine di rendere una corretta masticazione, fonazione e un gradevole sorriso estetico. L'importanza dell'apparato stomatognatico non si limita solo alla deglutizione, masticazione ed espressione facciale, ma le eventuali anomalie possono andare a compromettere l'equilibrio della respirazione e della postura, causando dolori muscolo-scheletrici. L'odontoiatria a sua volta si divide in diverse branche: odontostomatologia, endodonzia, ortodonzia, gnatologia, igiene dentale, implantologia, odontoiatria conservativa, odontoiatria pediatrica, protesi dentaria, estetica dentale, parodontologia. La differenza tra termini come odontoiatra e dentista è pressoché inesistente, in quanto si tratta di due sinonimi, il primo più tecnico e il secondo di uso maggiormente colloquiale. Il titolo di odontoiatra è di coloro che dopo la laurea in medicina e chirurgia hanno conseguito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. L'iscrizione all'ordine degli odontoiatri è necessaria per esercitare la professione. Ogni odontoiatra, quindi, è verificabile tramite ricerca anagrafica nel sito della FNOMCEO. È consigliabile rivolgersi all'odontoiatra a scopo preventivo, almeno una volta all'anno, a maggior ragione in presenza di sintomi dolorosi. In età infantile, a partire dai 5 anni, è bene controllare che non vi siano patologie e che i denti stiano crescendo in modo regolare. Le ragioni per cui rivolgersi ad un odontoiatra coprono vari ambiti legati ai denti e i suoi annessi. Tra queste motivazioni le principali possono essere a scopo preventivo, per consulenza, o per cura di patologie come devitalizzazione di denti, igiene dentale, lesioni dello smalto o alla dentina, prevenzione delle carie, estetica dentale, carie, gengiviti e infiammazioni, estrazione di denti. I sintomi da non sottovalutare e per i quali valutare una visita presso l'odontoiatra sono: stato doloroso ai denti o alle gengive, sanguinamento delle gengive, ansia e insonnia. Stai cercando l'odontoiatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.dentistasicuro.it oppure su www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.